Che lei ha affermato che in Trentino non esistono le minoranze linguistiche. Beh, io lo invito ufficialmente a visitare con me le comunità cimbre, mochine e ladine per verificare evidentemente questa popolazione che anche a scuola imparano la propria lingua che da sempre hanno studiato. Inoltre volevo ricordare sempre la collega onorevole Biancofiore che anche il Trentino faceva parte dell'impero austro-ungarico e a differenza dei cittadini di Bolzano i trentini da secoli sono cittadini di lingua italiana, trentini da secoli, mentre nella provincia autonoma di Bolzano gli italiani sono stati importati nel periodo fascista per italianizzare una terra che da secoli parlava il tedesco. La ringrazio, signor Presidente. Grazie deputato. Allora sono esaurite così le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sull'approvazione dell'articolo 2. Allora, poiché la conferenza dei presidenti di gruppo ha stabilito che la votazione per appello nominale sulla questione di fiducia avente ad oggetto l'approvazione dell'articolo 2 abbia inizio alle ore 10:40 e ancora sono le 10:30, sospendo la seduta per 10 minuti fino alle 10:40. Però procedo da subito a estrarre il nominativo per la chiama. Allora, cosa c'è scritto? Costantino. Quindi la chiama avrà inizio dalla deputata Costantino. La seduta è sospesa.